Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Dato che non riesco a iniziare questo video normalmente, vi vado a leggere quello che ho scritto alla mia famiglia per messaggio per questa situazione. Mi esce molto difficile parlare di questa cosa, però avendovi resi partecipi del percorso, è giusto anche che io vi renda partecipi di tutto. So che per molti di voi sarà una cazzata, ma conoscendomi sapete bene quanto amore metto nel curare e accudire i miei animali. Dopo tanti anni che desideravo avere una tartaruga d'acqua dolce, perché ero innamorata di questa razza di animale da quando sono piccola, finalmente ne ero riuscita a prendere due. Ovviamente in un momento nel quale sapevo che me ne sarei potuta prendere cura al 100%, perché ne avevo tutte le possibilità economiche e di tempo. Per me non esistono animali importanti più di altri, le trattavo come tratto a sceccaio, cercando di dargli il meglio in tutto, spendendo anche tanti soldi, ma con il cuore. Stanotte Maui ci ha lasciati. La tartaruga più piccola. Da quando l'avevamo presa in negozio avevamo il sentore che c'era qualcosa che non andava. Praticamente da subito abbiamo notato che aveva come una patina che gli chiudeva gli occhi. Era inappetente, era sempre stato inappetente. E a differenza di acqua, non cresceva. Acqua invece adesso è diventata grossa, vispa e intelligente. Per molti, ripeto, sarà una cazzata, ma per me è motivo di grandissima tristezza e sconforto. Sappiamo che spesso dai negozi vengono vendute già malate, ma la domanda su cosa potevo fare meglio sorge spontanea. Volevo condividere con voi questo brutto momento, inoltre non so nemmeno come dirlo a Lara e per ora più di un messaggio non riesco a fare per la tristezza. Se non rispondo al telefono sapete perché. E queste poi sono risposte della mia famiglia. Mia nonna che mi ha scritto: amore della nonna, mi dispiace per la tartarughina. Purtroppo sono delle bestioline molto delicate. Mia zia ha messo solo una faccina triste e ho apprezzato comunque. Allora, non vi ho mai nascosto che con Maui stavamo combattendo da tanto. Questo è perché per fortuna mi sono accorta di alcuni sintomi davvero lievi. E non da subito. E per fortuna ho avuto la prontezza di portarlo subito a farlo vedere e di rimanere sempre in contatto con i vari veterinari che conosco, specializzati e non. Abbiamo seguito alla lettera quello che ci hanno detto di fare. Come sapete, appunto, Maui era in cura. Ma non c'è stato niente da fare. Uno dei veterinari che ho sentito mi ha detto che in pratica se non l'avessi preso io probabilmente sarebbe durato altri 2 giorni. E invece grazie comunque alle nostre cure è durato a detta sua molto più di quello che in realtà poteva resistere. Ovviamente abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo variato la dieta, abbiamo fatto 300.000 cose, gli abbiamo dato ovviamente tutte le cure. Raga, abbiamo fatto di tutto, di tutto. Ma non ce l'ha fatta proprio, era proprio arrivata. Non ce l'ha fatta. Io ovviamente mi incolpo perché non lo so.
non posso dire potevo fare di meglio perché ho fatto tutto quello che potevo fare per farla stare bene, tutto. Ma purtroppo mi hanno confermato che molto spesso appunto danno queste tartarughe che non stanno proprio bene. E non c'è molto da fare quando arrivano a un certo stadio, non li recuperi. E si è vista la differenza dal giorno zero, raga, si è vista proprio. Cioè, l'acqua ha sempre mangiato, sempre vispa, sempre che, cioè, cresceva a dismisura. Maui niente proprio. Qualsiasi cosa gli davamo, qualsiasi cura facevamo, stava lì fermo e non cresceva, zero proprio. Abbiamo provato tutti i modi, tutti. Niente, praticamente quando siamo andati a prendere le tartarughe io e Ale, io mi ero innamorata di una tartaruga e che era un pochino più piccola di queste due, ma poco. Mi piaceva semplicemente, sapete, a occhio la vedi e dici, oh, voglio quella, è bella. Io ho detto alla signora che me le doveva prendere per darmele, ho detto, guardi, vorrei quella. E lei mi fa, no, no, scegli un'altra, dai, che non vedi, quella non si muove tanto, prendine una più vispa, più divertente da vedere. Io ho ribadito con, no, io voglio quella lì. E lei, no, dai, vediamo un altro. Poi si è messo di mezzo Ale e ha detto, amo, se ti sta dicendo che non la prende, non la prende. Però là mi doveva già scattare un campanello d'allarme. Io ripeto, per molti sarà una cazzata, probabilmente, ma per me no, perché quando si prende un animale, per quanto mi riguarda, o lo tratti bene o non lo prendi. Ecco perché io ci ho messo tutta me stessa per recuperarla. Piccolina. Siete state molto carine a chiedermi in questi giorni come sta Maui, perché appunto sapevate che sta male, cioè, stava male. Evidentemente adesso starà bene. Oggi so che doveva uscire un altro video, però raga, io faccio vedere la mia vita, quindi questo, a volte queste cose succedono, quindi comunque per i prossimi giorni ci sono già pronti dei video, quindi li avrò già registrati. E vi dico anche un'altra cosa, per quanto riguarda Lara, sa che Maui è in letargo e basta, sa che è in letargo e che non si sveglierà. Che lo cercava nell'acquario, ma non vedendolo, insomma, mi ha chiesto. Però Lara ha affrontato già il discorso passare a miglior vita in modo molto più brutale, con, mettiamola così, esseri umani molto vicini. E purtroppo le è stata data una spiegazione non da me, che preferivo che non avesse, quindi in questo momento preferirei non, e vedo come c'è rimasta comunque, è una cosa che l'ha colpita molto, quindi poi lei è molto sensibile, quindi anche di questo non, preferisco non parlarne più adesso, quindi se vedete che davanti a lei soprattutto faccio finta di niente o cerco di sviare il discorso, non parlarne, non è per cattiveria, ma è piccola e vorrei che si godesse ancora la sua spensieratezza, come giusto che sia della sua età. Poi magari molti non saranno d'accordo o altro, però, cioè, quando è venuto a mancare questo parente molto stretto, ho visto come c'è rimasta Lara e cioè, ho dovuto fare un grande lavoro anche per, diciamo, ritornare nell'ordine, perché mi stava facendo delle domande brutte, tipo, ma anche tu mamma andrai in cielo? E tante cose di questo tipo. Quindi preferisco non parlargliene in questo momento di questa cosa. E Lara ne ha passate tante, Lara è una bimba molto sensibile, per quanto sia forte, però ha appena compiuto 6 anni, non me la sento proprio di andare oltre. Tempo al tempo, magari quando sarà più grande, insomma, le dirò meglio, però per ora no. Io voglio veramente che si sappia che abbiamo fatto il possibile per salvare Maui e
È possibile, raga. Tutto quello che era il nostro potere l'abbiamo fatto. Solo che a volte, come mi ha detto l'ultimo appunto dottore che abbiamo visto, non basta. Se la cosa deve capitare, capita, appunto. E niente, quindi ripeto tesoro, in questi giorni che arriveranno vedrete dei video che io ho già registrato. E poi insomma cercherò di riprendere in mano più o meno la normalità, però, e poi vedremo insomma, però so che vi avevo promesso il video sulle 24 ore in tenda, è un video già registrato, già pronto e tutto, ve lo posterò domani, spero che vi piacerà, però non, cioè stamattina io mi sono svegliata con l'ennesimo come sta Maui, sono scoppiata a piangere. Ma voi siete carinissimi a chiedermelo, non è per voi che... Mi fa male tutto qua. E niente, vi prego di astenervi da commenti del cavolo, irrispettosi, o che possano andare a sminuire la perdita del mio lemeletto, perché davvero sarebbe tanto irrispettoso e preferirei veramente non leggere certe cose. Ci vediamo domani. Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Ora vi faccio vedere l'acqua comunque, che è bellissima. È diventata proprio gigante, è bellissimo.